Ah, a me piacerebbe tanto, quello sarebbe il mio grande progetto, è quello che magari in futuro si farà, volevo farlo per i mondiali, addirittura il mio progetto per i mondiali era fare quelli della notte con Renzo Arbore, c'è cioè un happening, un grande divano dove ci sono sì il conduttore, il tecnico, ma può arrivare dallo scrittore alla casalinga, al parrucchiere, all'attore, a parlare di calcio nel modo giusto, ma con caratteristiche assolutamente diverse. Quindi sì, è difficile per noi perché andiamo contro due programmi forti, nelle reti generaliste parliamo di Domenica In, ma anche del programma di Canale 5, parliamo di Barbara D'Urso e di Paola Pergo, quindi abbiamo una grande concorrenza, dobbiamo essere con pochissime partite, quindi dobbiamo essere capaci di raccontare il calcio a chi lo ama, dargli qualche spunto di riflessione e di discussione in più, ma riuscire a conquistare anche quel pubblico femminile, quella famiglia che davanti ancora secondo me comunque al televisore, anche se ce ne sono tanti, però la domenica pomeriggio si sta lì insieme per stare con noi, perché diventiamo un po' una famiglia per il pomeriggio. È un discorso che avevo fatto con la Domenica Sportiva, mi ricordo che ebbi complimenti anche di Simona Ventura, che è una grandissima intenditrice di televisione, cioè tu la Domenica Sportiva avevi creato la famiglia, la padrona di casa, poi c'era il marito geloso, poi c'era Ivan che era il bellone, bravo, poi c'era Collovati il polemico, Mondonico il papà. Quindi se tu riesci a far affezionare il pubblico ai personaggi, alle personalità più che ai personaggi che tu hai all'interno di uno studio, riesci a fare una trasmissione gradita e amata. Per il momento non è stato possibile perché ci sono tante problematiche, dovrebbe essere una collaborazione come se ci faceva una volta tra rete e testata per un programma di questo tipo che può durare chiaramente 3-4 settimane di un mondiale o di un europeo. L'idea si può fare, bisogna cominciare a lavorarci prima, bisogna avere l'accordo di tutti e perché no, magari agli europei o ai prossimi mondiali se siamo ancora qua. A me piacerebbe, secondo me con i personaggi giusti si può provare a fare qualcosa anche di diverso, diverso davvero. Ho un dito, quando devo usare le parole, molto molto squallido, non c'entra l'azienda che invece mi ha sempre assolutamente difeso e ha sempre dimostrato negli anni comunque di credere in me. Io sono una Rai da tanti anni e sono un'aziendalista convinta. Quella è stata una situazione che si crea, per l'amor del cielo, negli ambienti del lavoro, non solo nella televisione, che però mi ha profondamente deluso. Rivincite non ne ho bisogno, ho già avuto tante belle vittorie dal punto di vista del lavoro nella mia vita e che non ho bisogno di rivincite. Abbiamo lasciato la Domenica Sportiva e Eugenio con ascolti straordinari, vedo che quest'anno dopo un anno difficile sta cominciando ancora a salire, mi auguro vada sempre più in alto, sempre nel mio cuore.